Così ti sei divertito. Guerra e il martello nero che fanno il tiro al piccione. Si vedono parecchie cose da dentro a una prigione, Samael. È difficile tenermi nascosto qualcosa, cavaliere. Una volta che ho deciso di scoprirlo. E che cosa sai dell'Auriel? Pensavo che i cavalieri fossero al di sopra di interessi mondani. Lei crede che io abbia ucciso Abaddon? La Guardia degli Inferi adorava il suo defunto signore e condottiero. Quanto a Auriel, si potrebbe dire che la sua ammirazione non era proprio solo professionale. Lei farà di tutto per punire chi è il responsabile. Ho combattuto il demone che ha ucciso Abaddon e lui sarà punito. Straga, è il più forte degli eletti. Senza dubbio lo affronterai di nuovo. Egli trae forza dalla guglia e non resisterà a lungo lontano da essa. Con tutto quello che ti ho insegnato, potresti anche sopravvivere alla riunione. Che cuore desideri, demone? Lo Stygian è il re degli antichi vermi, che ora infestano le lande cineree. Non sarà facile. I vermi si riproducono bene in un terreno così fertile. Fertile? Fertile grazie alla morte, al decadimento. Tutte le sue terre ne sono coperte. Potresti avere fortuna. Sembra che certi stupidi demoni diano la caccia ai vermi per divertirsi. E cacciano anche altre creature. Le più forti sono messe a combattere in arene e grondano sangue. I demoni vorrebbero domare lo Stygian, ma non sanno che all'interno del mostro là batte il cuore nero dell'eletto. Come evitano i demoni i vermi della cenere? Tu conosci le cronosfere? Un dono degli antichi. Si dice che padroneggiare le cronosfere significhi padroneggiare il tempo. Lo si può anche fermare o persino spostarlo avanti e indietro. Esatto. Gli antichi maestri sono scomparsi, ma i demoni hanno imparato ad usarle, anche se non così bene. Posso darti qualche insegnamento di base sulle cronosfere? Non sarà molto, ma forse mi basterà per evitare i vermi. Forse. Forse no. Ma cosa c'è di certo in questo mondo? Oltre alla nostra parola, naturalmente.
hai dato?